L'organizzazione della squadra dipende dal mister. Tu hai una squadra che secondo me è davvero una bella squadra, fisica, tecnica. Cioè, mi avete divertito finché siete rimasti in 11. Poi la partita è cambiata, loro hanno preso coraggio, hanno preso campo e forse alla fine hanno meritato il pareggio per quei 20 minuti lì, ma non sono neanche tanto convinto di questo, te lo dico sinceramente. Ho sbagliato un rigore, cioè potevate essere 2-0 fino al primo tempo, vincevate, tenevate, dominavate. Poi mi hai tirato giù il 4 che a me mi era piaciuto tantissimo. Come che si chiama? Citei, Fidel. Sì, un bel giocatore, solo che spesso e volentieri perde la testa. Allora, ti sei difeso. Mi sono difeso, perché poi me ne ero accorto che l'aveva persa anche per lucidità. Io voglio fare i complimenti ai miei ragazzi perché hanno fatto una buona partita, una buona prestazione, anche se ci ha penalizzato il discorso, diciamo, di rimanere un in meno, però hanno fatto una buona gara. E hanno messo in campo quello che abbiamo preparato in allenamento. Quindi mi faccio i complimenti con i miei ragazzi. E faccio anche i complimenti al mister e squadra avversaria, perché comunque hanno fatto a tratti una buona gara. Questo minimo è giallo, questo minimo. Ma cos'è giallo? Lo lascio lì, ho potuto fare un po' partito anche a te. Basta, ti fida. Piano! Il mio primo principio era insegnare l'educazione calcistica, perché ognuno ha la sua educazione a casa. Oggi se ne è vista poca. Da entrambe le parti, diciamo. Sì, no, questo mondo del calcio ci sta trascinando lontano da quelli che sono i valori dei ragazzi. Io sto spiegando ai miei che fuori dal reticolato c'è qualcosa d'altro, c'è la scuola, il lavoro, la famiglia e l'educazione. Io continuerò a lottare per dargliela. Poi veniamo da una partita fatta ieri sera contro l'Interclub, oggi contro questi qua sono veramente forti, sono fisici, sono bella forti, squadra. Giocano bene, proprio veramente una bella squadra. Faccio tanti complimenti ai miei, anche se martedì prenderanno su perché mi ascoltano poco e continuano a replicare quando gli altri li offendono e io questo non lo voglio. Niente, a parte questo, la partita l'hai descritta, avete preso in mano il campo quando loro sono rimasti in 10, perché loro mi sono sembrati davvero una squadra ben organizzata, forte, c'hanno 3-4 giocatori che secondo me saranno in categoria quest'altro anno. Il numero 3 esce dal Modena, cioè il 4 me l'ha tirato giù, ma mi aveva impressionato. Secondo me quando l'ha tirato giù Giulio ha perso il suo vantaggio, perché era quello che ci metteva in difficoltà giocando tra le linee. Comunque, complimenti anche a voi perché l'avete riacciuffata in fondo, sì. E contro una squadra che secondo me, io l'ho visto poco, però insomma è davvero incredibile, cioè, nel senso che anche come organizzazione. Arbitro, ma non vedi che sei pugni, non lo vedi? Arbitro! Occhio!
Migliore in campo, ti devo dire, mi sei molto piaciuto, a parte che io amo i Mancini, forse perché ho il Mancino anch'io, e mi sei molto piaciuto in fase offensiva quando riesci a distendere la corsa, sei un'ira di Dio. Qualche volta eccelli un po' in preziosismi difensivi e io ti taglierei una gamba, non la sinistra però. Vabbè. Ascoltami, no, non puoi replicare, no, comando io. Okay. Ok, ascoltami, dimmi di te, dai, dove sei cresciuto? Ah, io sono cresciuto in una squadra lì vicino a casa mia. Che è? Dimmi nome. La Reggio United. Ah. Poi sono stato preso alla Reggiana, che ho fatto 3 anni. Poi non mi sono trovato bene, sono venuto qui alla Tricolore. Mi sono fatto i miei 6 mesi, poi mi ha visto il Modena. Ho fatto 3 anni al Modena, poi purtroppo situazioni un po' così. Sappiamo così. Il Modena. È successo quello che è successo, sono tornato qui con la mia ex squadra e sto dando il massimo sperando che qualcun altro provi. Richieste quest'anno, tu sei una categoria, poi sei fortunato che sei anche mancino e che sei anche un esterno. Ah, per adesso sono qui da poco e non so niente. Ascolta, ti faccio tanti complimenti. Grazie e mille. Mantieni questa grinta che vai bene. Sì. Un po' di più. Mancano una decina di minuti per recuperare. Non c'è modo di recuperare l'inizio. Dove andare a Reggio? I tempi! Occhio di qua! Oh, fa l'arbitro! Bravo! Oh, giù le mani, bello! Ma che è successo? C'è qualcosa di... Manco! Si paga poi quando...